Ciao, sono Alessio Gosso, oggi vi insegnerò come si fa a fare un 180 e un 360 sopra la slackline. Allora, per fare un 180 noi dovremo saltare fondamentalmente, cercare appunto piegare le gambe. Nel momento in cui le distendiamo per saltare dobbiamo andare a guardare dietro di noi e automaticamente spalle e bacino, prima spalle e poi bacino, seguiranno la testa e si farà una rotazione di 180 gradi. Per atterrare l'ideale è appunto cercare di bloccare spalle e bacino e cercare sempre col piede dietro metterlo a 45 gradi in maniera tale da cercare la slackline e riuscire a atterrarci sopra con maggiore precisione. Per il 360 adotteremo più o meno lo stesso tecnica del 180, solo che dovremo continuare la rotazione di altri 180 gradi. Giriamo la testa dietro di noi, ok, ma non con l'obiettivo di guardare l'albero dietro di noi, ma con l'obiettivo di guardare la corda e continuare la rotazione per altri 180 gradi. L'atterraggio sarà molto rapido, quindi metteremo tutti e due i piedi a 45 gradi in maniera tale da riuscire a trovare la slackline e atterrarci sopra. Per riuscire a fermare la rotazione noi dobbiamo cercare di fermare il nostro sguardo innanzitutto sul punto in cui vogliamo fermarci per non continuare la rotazione. Buon divertimento e ci vediamo alla prossima lezione.